questa sono fuggiti quando il padrone di casa è rientrato, probabilmente prima di quanto avessero calcolato. Hanno comunque avuto il tempo di mettere a suo quadro tutto. Probabile che agire sia stata una banda di professionisti che ha studiato bene l'obiettivo da colpire e che prima di entrare in azione ha reso inutilizzabile l'impianto acustico d'allarme e le telecamere di sicurezza. Chi abita in questa strada parla di presenze sospette, probabilmente per effettuare qualche sopralluogo. Sì, sono venuti in macchina, guardando le nostre facciate, ci hanno guardato la nostra, poi dice una signora, l'ha visto uno con una pila che illuminava le macchine lì, la signora sta qua sulla, ce l'ha se l'è trovata aperta la sua. E sicché insomma ne hanno fatto una bella riognizione, voglio dire, prima di... Sì, ma qui devo continuare. Sì, eh? Sì, sì, sì. Io di 20 anni e io mettiamo una sbarra laggiù, state senza sfondo e che ci vengano a fare. Cioè l'intento adesso è lui rubare. Tantissimi anni fa era successo anche altre volte, anche lì alla signora è successo diverse volte. È una zona isolata così, e ci vorrebbe qualcuno a controllare un po' di più, polizia, e che facciano qualche giro in più, carabinieri. Voi personalmente non avete mai avuto problemi? E qualcosa sì, hanno tentato anche qui da noi, però non sono riusciti. Si è concluso in Viale Montegrappa un rocambolesco inseguimento iniziato a Firenze che ha visto impegnate alcune volanti della polizia sia del capoluogo sia di Prato e anche un elicottero. Il fuggitivo ha percorso ad alta velocità l'autostrada e avrebbe anche danneggiato il casello di Prato Est varcandolo a tutta velocità. La fuga si è conclusa poco dopo le 11:30 all'altezza del concessionario Lenzi Nissan quando le volanti sono riuscite a bloccare l'uomo. Queste le immagini. È successo stamani e al momento non sono stati forniti molti particolari, nemmeno sui motivi della fuga. Il conducente, secondo le prime informazioni, è un georgiano regolare in Italia. È stato portato in questura a Prato e sottoposto a un lungo interrogatorio. Non sono emersi elementi che possano far scattare uno stato di fermo e quindi l'uomo è stato denunciato soltanto per resistenza a pubblico ufficiale. Tornato in libertà, le indagini proseguono. Passiamo al Covid, il bollettino di oggi su Prato ci segnala 19 nuovi casi e purtroppo un decesso. Sentiamo Claudio Vannacci. Migliora rispetto a ieri il quadro pratese dei contagi Covid avvenuti sul territorio nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono 19, mentre ieri erano 24 e si registra un solo decesso contro i due di ieri. La vittima è una donna di 84 anni che era ricoverata al Santo Stefano. I numeri di oggi portano il totale pratese da inizio pandemia a 10.750 contagi e a 264 decessi. A livello regionale i nuovi casi sono 303 e oggi si registrano 21 nuovi morti, 12 uomini e 9 donne con un'età media di 87,2 anni. I tamponi eseguiti sono stati 7.569, di cui il 4% è il risultato positivo. Con i 579 guariti certificati nel bollettino, gli attualmente positivi scendono a 8.723, meno 3,3% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati a pazienti Covid oggi sono complessivamente 910, 23 in meno rispetto a ieri, 137 quelli in terapia intensiva, 7 in meno. Se guardiamo la situazione nelle strutture sanitarie pratesi, abbiamo 38 pazienti Covid ricoverati in area medica al Santo Stefano e 9 in terapia intensiva. Sono invece 39 i posti letto occupati alla Melagrana di Narnali, 15 quelli nella palazzina del vecchio ospedale e 16 nell'ex CREAF. Sul fronte delle vaccinazioni alle 15 di oggi erano più di 2.000 i pratesi che avevano ricevuto la prima dose, per l'esattezza 2.056, dei quali 401 sono ospiti dell'RSA. E da oggi la Regione apre l'agenda per la prenotazione del vaccino anti-Covid anche alla sanità territoriale, consentendo così la prosecuzione della fase 1 della campagna vaccinale. Secondo giorno di lezioni in presenza per i ragazzi delle superiori, siamo andati a vedere cosa succede al liceo Copernico, grande entusiasmo per il ritorno alle vecchie abitudini. Alessandra Grati. Secondo turno per i ragazzi delle scuole superiori per le lezioni in presenza. Oggi è rientrato il restante 50% degli studenti che ieri hanno seguito le lezioni in DAD.
Il bilancio del rientro è comunque positivo. Tutta un'altra storia, cioè proprio svegliarsi, prepararsi, avere una routine, venire a scuola, anche se fa freddissimo, ma non importa. Più che altro ci sono ancora un po' di problemi, soprattutto i banchi, sono molto scomodi, cioè nella tavoletta c'entra un quaderno. E, i trasporti, tra Iolo, Tobbiana e Vergaio non ci sono autobus, cioè sono pochissimi gli autobus. Poi ci sono molti autobus in ritardo, quelli delle 9 un po' meno, ma quelli che arrivano alle 8 hanno gli autobus parecchio pieni. Altre criticità riguardano l'apprendimento, causato dai lunghi mesi di didattica a distanza. La scuola è fatta di presenza, la scuola non può essere fatta davanti a un monitor o una trasmissione di contenuti davanti a un computer, insomma la scuola è fatta di tante altre cose, è fatta di coinvolgimento, è fatta di rapporti interpersonali, di crescita, e la crescita non si fa davanti a un monitor, la crescita si fa a scuola. Ora si lavora per arrivare alla presenza in aula del 75% degli studenti. Noi eravamo già pronti per il 75%, poi abbiamo visto il cambiamento e ci siamo, diciamo, uniformati al 50%, abbiamo diminuito un po'. Ecco, in realtà noi siamo sul 55%, perché in realtà la scuola, avendo tre plessi vicini ma tre plessi separati, con 10 entrate diverse, noi assembramenti non ne abbiamo mai avuti. Torniamo a occuparci del focolaio Covid scoppiato al Pio Istituto Santa Caterina dei Ricci, perché purtroppo tutti gli anziani ospiti sono positivi, quindi il focolaio si è esteso a tutta la struttura. Fortunatamente nessuno al momento sta male, quindi può rimanere all'interno della RSA. Praticamente soltanto uno dei 103 ospiti del Pio Istituto Santa Caterina dei Ricci ha il tampone negativo, sono contagiati anche 22 operatori sanitari, nessuno ha avuto bisogno di trasferirsi in altre strutture sanitarie ospedaliere. Per l'ASL già la prima dose del vaccino somministrata dal 30 dicembre in poi potrebbe aver fornito una copertura parziale e aver ridotto quindi la cattiveria, passate il termine, dei sintomi del Covid, e quindi avere un decorso più leggero. Lasciamo il Covid, parliamo di rifiuti, perché c'è una guerra, diciamo, in famiglia tra Alia Servizi Ambientali e Ato Toscana Centro su riequilibrio economico e finanziario. In ballo ci sono 26 milioni di euro e Alia ha fatto ricorso al TAR proprio contro Ato. Sentiamo. Scoppia la guerra sui costi dei rifiuti nel cuore della Toscana e la cosa strana è che su fronti opposti troviamo le stesse persone, perché i sindaci soci di Alia Servizi Ambientali sono gli stessi che compongono anche l'autorità d'ambito, nonché gli utilizzatori del servizio di raccolta e smaltimento. Il pomo della discordia è rappresentato dall'applicazione di Ato Toscana Centro del nuovo metodo tariffario approvato da ARERA, l'autorità nazionale di regolazione per l'energia, reti e ambiente. Lo scorso dicembre Alia Servizi Ambientali ha presentato ricorso al TAR contro Ato Toscana Centro per aver ritirato il proprio via libera al riequilibrio finanziario del 2018 e del 2019 per un totale di quasi 26 milioni di euro. Soldi che la società di gestione dei rifiuti, partecipata dai comuni dell'area metropolitana, tra cui 7 pratesi, ha chiesto in nome di un contratto di servizio di condizioni di gara non rispettate, tra costi di smaltimento lievitati a causa della mancanza di impianti previsti inizialmente e poi cancellati, come l'inceneritore di Case Passerini, e investimenti fatti da Alia per implementare gradualmente il servizio. Soldi che lo scorso giugno l'Assemblea dei Sindaci di Ato ha accettato di pagare, specificando anche le modalità di liquidazione. Nel corso dell'estate però è cambiato il direttore di Ato, che a settembre ha annunciato prima una verifica di coerenza tra il contratto di servizio con Alia e il nuovo metodo tariffario ARERA, e poi ha revocato la deliberazione di giugno. In sostanza, nel giro di pochi mesi Ato si è rimangiata quanto accordato sia in termini economici che di principio. I tentativi di mediazione sono risultati inutili e di conseguenza è rimasta da percorrere solo la via giudiziaria contro quella che Alia definisce una settica applicazione del nuovo metodo tariffario.
Che i nuovi metodi tariffari di ARERA abbiano bisogno di tempo per essere sviscerati e accettati lo si intuisce anche dai malumori espressi dai sindaci in sede di assemblea ATO per l'approvazione dei piani economici e finanziari 2020 di ogni comune avvenuta lo scorso 11 dicembre. Non c'è stata unanimità, 5 i comuni contrari e 6 astenuti, tra questi ci sono Cantagallo, Carmignano, Vaiano e Vernio. I loro PEF riportano aumenti di costo e nessuno dalla ATO ha saputo spiegare il perché. Grazie a una norma nazionale legata al Covid, il 2020 ricalcherà le tariffe del 2019, quindi quest'anno è schermato dai rincari tari. I maggiori costi saranno spalmati nel triennio successivo. Non è detto che si traducano in un ritocco della tariffa, la singola annualità potrebbe essere assorbita in parte o completamente nei successivi PEF e comunque il comune potrebbe decidere di prenderli dalle proprie casse senza frugare in tasca ai cittadini. Va bene invece a Prato, Montemurlo e Poggio a Caiano che si vedono ridurre i costi. Nei primi due casi è merito della deassimilazione dei rifiuti tessili che continua ad avere effetti positivi sui conti comunali, mentre la riduzione del terzo dovrebbe essere legata alle dimensioni ridotte del territorio. È pratese la nuova comandante della Polizia Municipale di Pistoia, Ernesta Tommasetti, 41 anni, ha preso servizio oggi sostituendo l'ex comandante Sergio Bedessi. La nuova comandante fino ad ora ricopriva il ruolo di ispettore della Polizia Municipale di Prato con l'incarico di guidare l'ufficio sinistri. Lavorava in Piazza dei Macelli dal 2008 e in questi anni ha svolto numerosi incarichi, compreso quello di capo del nucleo unità cinofila antidroga. E allora, buon lavoro al neocomandante Tommasetti, con questa notizia ci salutiamo, grazie per averci seguito e buona serata.